Dottor Guido Repetto, amministratore delegato del gruppo Ela Dufour Novi e sicuramente l'anima di questo torneo. Giunto alla quarta edizione, un altro bel successo, tanti ragazzi, tanto entusiasmo, sempre più seguito, certamente una conclusione molto positiva. Sì, devo dire una bella soddisfazione, effettivamente. Muoviamo sulle tre città, Torino, Biella e Casale, con la collaborazione di Pallacanestro Biella, PMS Torino, Junior Casale, circa 400 persone tra ragazzi e accompagnatori, e anche i problemi logistici non sono da poco. Devo dire che è andato tutto come quarta edizione, tutto benissimo come le altre edizioni. Fino adesso abbiamo mantenuto anche una certa tradizione per sottolineare l'aspetto tecnico del torneo, ovvero chi vince il nostro torneo normalmente vince il titolo italiano di categoria. Vediamo, in bocca al lupo a Stella Azzurra, che per il secondo anno ha vinto, di poter ripetere il bis anche nel torneo nazionale Under 15. E poi un momento credo importante, un ricordo anche a una persona a noi molto vicina e cara, Gabriele Fioretti, cui abbiamo voluto intitolare il premio per l'MVP del torneo. Sicuramente per il nostro territorio è un movimento importante quello del torneo e impreziosito dalla collaborazione ancora una volta positiva, come lei diceva, di Torino, con Torino e Biella. Anche sentendo qualche battuta dei coach precedentemente, molto soddisfatti anche dell'ospitalità ricevuta. Questo sicuramente per dei ragazzi di 15 anni o di neanche 15 anni è un valore aggiunto notevole che va al di là del basket. Certo, vorremmo dare a questi ragazzi che sono usciti da poco dal mini basket e iniziano il loro percorso nel basket adulto un po' l'idea di cosa vuol dire partecipare a un torneo dei grandi, insomma, sostanzialmente, quindi cercando di circondarli un po' dei servizi e attenzione che normalmente ci sono in tornei per senior di più alta età e di diverso livello. Devo dire che la collaborazione, ripeto, delle tre società, a dimostrazione che poi al di là della rivalità ovviamente sportiva si può fare qualcosa assieme per la promozione del nostro sport sul territorio, ha dato dei risultati notevoli sotto l'aspetto dell'ospitalità e dell'organizzazione proprio logistica di tutte le persone che sono ruotate intorno al nostro torneo. Un buon risultato anche per Novi Più Campus, che chiaramente è una squadra anomala, tra virgolette, perché è un gruppo che si ritrova, anziché a lavorare tutto l'anno, a giocare questo tipo di competizione, quindi un risultato che dà sicuramente soddisfazione anche in quella direzione. Sì, non c'è dubbio, del resto Novi Più Campus si inserisce in un progetto più ampio che abbiamo chiamato Novi Più Campus, che coinvolge oggi circa 22 società sul territorio ligure piemontese, con oltre 2500 ragazzi nell'età giovanile, e cerca di promuovere il miglioramento del servizio, dell'assistenza, dell'istruzione, della pallacanestro nei confronti di questi ragazzi. All'interno del progetto Novi Più Campus abbiamo fatto quattro selezioni sul territorio Novi Più Campus Under 15, e questa che ha giocato nel torneo è una selezione delle quattro selezioni, quindi sono ragazzi che non giocano tutto l'anno assieme. Direi che nonostante ciò un dignitoso piazzamento anche a riprova di un valore tecnico comunque dei nostri ragazzi. Grazie.